Siamo in diretta su Instagram, anche oggi un nuovo appuntamento di interviste live. L'ospite di oggi è una donna straordinaria che ha scritto un libro dedicato appunto a suo padre, che è Antonio Ciacci, in arte Little Tony. Ebbene, sto parlando di sua figlia Cristiana Ciacci, che sarà qui ospite ad interviste live. Prima di iniziare, ci tengo a ringraziare Mario Reporter per le locandine e per tutto il lavoro che sta svolgendo. Ci tengo anche a ringraziare voi perché costantemente ci seguite. Bene, ora possiamo iniziare. Vedo che vi state collegando e quindi siamo pronti. Mancano pochi minuti ed iniziamo. Allora, io ho inviato la richiesta a Cristiana, attendiamo il suo arrivo. Come state? Tutto bene? Siete curiosi di questa intervista, un'intervista molto, molto importante, significativa, ricca anche di emozioni, di ricordi. Bravissima Alessandra, brava, brava, grazie. Ecco, Cristiana è appena entrata, puoi inviarmi la richiesta. Ecco qui. Ecco, Ciao! ciao, che bello averti qui, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie, grazie a te. Sai, io sono molto giovane, però conosco anche le canzoni di tuo padre e mi sono divertita molto quando Piero Pelù a Sanremo ha portato la canzone Cuore Matto e ha fatto una performance, diciamo, diversa, ma l'ha resa molto carica. È È stato veramente stato molto bravo. molto bravo Piero Pelù, sì, l'ha rivisitata, l'ha fatta sua, più rock, una versione sicuramente più rock dell'originale, ma piena di grinta. È stato poi bellissimo, hanno proiettato l'immagine di papà L'arrangiamento sull'elmo dietro, è stato bellissimo comunque vederlo e risentire poi a Sanremo poi comunque. E esatto. grazie ancora a Piero Pelù che l'ha inserita ulteriormente nel suo CD. Ha fatto una versione totalmente molto carica, anche l'arrangiamento musicale, piena di arrangiamento musicale, molto, molto rock. Io mi sono divertita molto ad ascoltarla e quindi lo Peccato ringraziamo solo che è perché. passata luna di notte, se fosse passata magari un pochino prima forse l'avrebbero vista ancora più presto, Esatto. però vabbè. Benissimo. Allora, io ti ringrazio per aver accettato il mio invito e vorrei che ti raccontassi, Cristiana Ciacci, chi è? Chi è? Innanzitutto una mamma di cinque ragazzi, due ragazzi e tre bambini, però insomma. Sicuramente per prima cosa una mamma, poi una showgirl, presentatrice, ballerina, cantante, un po' di tutto, insomma, ho cominciato giovanissima in questo mondo e ho la fortuna di proseguire, ecco, diciamo così. Posso chiederti una curiosità? Hai cinque figli, tutti i nomi Sì. Sì. iniziano con la lettera M, Mirko, Melissa, Martina, Mattia, perché proprio questa lettera? Melania. E Melania. Perché è la M di mamma, non del nome di mia mamma, ma proprio della parola mamma, perché è una parola che io ho potuto dire poco nella mia vita, perché ho perso mia mamma a 17 anni e la trovo la parola più dolce di tutto il vocabolario proprio. Infatti, guarda, c'ho un tatuaggio qui, non so se si vede, c'è scritto sotto un Sì. unico cielo, c'è la M grande che sta a significare appunto mamma, poi ci sono 3M, devo aggiungere le ultime due che non ho fatto in tempo, però al più presto le aggiungerò. Mattia il piccolino, giusto? Mattia il piccolino, l'ultimo, sì. Primo e L'ultimo ultimo arrivato. maschio, 3 femmine e mezzo, sì. Ah, vedi che bello, una bella famiglia, insomma. Qual è il ricordo che hai di tuo padre? Il ricordo più bello che porterai sempre nel cuore? Beh, ce ne sono tanti, ovviamente. Oddio, che dirti?
Ma ci sono dei ricordi, c'è un ricordo mio di proprio piccola piccola ero quando papà attraversò mezzo mondo per passare la vigilia di Natale con me. Io ero in sosta a Singapore con mia mamma. Al tempo le hostess di lungo raggio facevano le soste di 6 mesi nei vari paesi del mondo. E ero in sosta lì e avevo 3 anni, non rendendomi conto minimamente della distanza che ci divideva, ho chiesto a papà perché non vieni e passiamo la vigilia di Natale insieme. Gliel'ho chiesto il 22, il 23 dicembre questo, e papà mi ha accontentato e si è attraversato mezzo mondo per arrivare, insomma, da me, che poi sono stata 2 ore con lui perché poi gli ho chiesto: ma mi riporti da mamma? Ti Quindi, ha fatto una però insomma, sorpresa. questo sicuramente sì, lui mi ha fatto una grande sorpresa, una grande dimostrazione, un gesto che poi sicuramente ho apprezzato di più avanti, quando ho capito insomma tutto quello che aveva comportato farmi questa sorpresa, ma poi ce ne sono tante altre. Quando stavo partorendo Mirko, appunto il mio primo figlio, che è nato l'8 gennaio, e lui girava per tutta la clinica andando dicendo a tutti quanti che il suo primo nipote sarebbe nato lo stesso giorno di Elvis. E era impazzito per questa cosa. Insomma, ci sono dei ricordi qua e là, insomma, molto che mi porterò per sempre. Quello che mi ha particolarmente colpito è che tu nel libro non racconti una favola sempre a colori, racconti anche le problematiche, quelle che c'erano nella tua famiglia. Ecco, quindi Soprattutto. sei stata molto sincera, non hai nascosto. Sai, a volte cerchiamo sempre di nascondere le cose negative, tu invece hai raccontato la verità. Ma perché hai voluto scrivere questo libro? Con l'aiuto anche di Teresa Giulietti. Di Teresa Giulietti, sì, è un libro edito da Bertone Editore, ma io ho sentito forte questa esigenza di raccontare tutta la storia, perché in tutta la mia vita ho sempre potuto raccontare poche frasi, poche righe, cioè io insieme a papà e anche poi sola ho partecipato, penso, a centinaia, se non migliaia di interviste nel corso della mia vita, no? E mi sono sempre sentita rivolgere la domanda: com'è stato essere la figlia di? Com'era papà come papà? E però in quel pochissimo tempo che poi ti davano per poter dare una risposta a questa domanda, davi quelle 2 o 3 frasi un po' scontate, ovvie, sempre quelle che diventavano quasi banali alla fine, perché veramente io alla fine ci ho scritto un libro sul rapporto mio e di papà, sulla mia vita e su quella di papà in quanto papà più che padre, più che artista. Perché il nostro è stato un rapporto complicato, una vita piena, pregna di avvenimenti e di fatti belli, straordinari e drammatici, e quindi dover richiudere, restringere sempre tutto quello che è stato poi la nostra vita, il nostro vissuto in 2 o 3 frasi, mi ero un po' stufata, onestamente, cioè mi sentivo veramente l'esigenza di poter raccontare tutta la storia, sperando, ecco, soprattutto non mentendo o non abbellendo i periodi e le cose brutte, anche gli aspetti meno piacevoli del mio carattere, gli sbagli che ho fatto, però alla fine tutto mi è servito per poter arrivare oggi ad aver raggiunto una sorta di equilibrio, insomma, la prima volta, ecco, nella mia vita, dove mi sento abbastanza serena. E infatti il mio libro, come scopo ultimo, io veramente l'ho scritto più che per essere acquistato dai fan di papà, ma dalle altre persone anche mi piacerebbe rivolgermi e che acquistassero questo libro, perché alla fine il mio è un libro di speranza. Parlo di tanti momenti brutti che ho affrontato e sono momenti comuni, dolori comuni a tantissime persone: l'abbandono, la depressione, la solitudine, l'anoressia, la perdita di un genitore in tenera età. Ci sono tantissimi dolori che tantissime persone attraversano nel corso della loro vita e che magari stanno passando anche adesso. Però è comunque un messaggio positivo, perché ci si può riuscire ad uscire da certi
dolori e da certi momenti brutti. Certo, serve un percorso lungo, serve tempo, serve L'aiuto. l'aiuto di persone competenti, serve l'appoggio della famiglia, serve alla persona malata in primis riconoscere di avere un problema e cercare di affidarsi e cercare di farsi aiutare, stare vicino, perché in genere chi è malato è il primo che scansa gli altri. Sì, Però perché ecco, si chiude in se stesso, no? se stesso sempre, no? Oppure soprattutto chi soffre di problemi alimentari, che sono 8 milioni di persone, non ci dimentichiamo che soffrono di questi problemi e se ne parla, a mio avviso, troppo poco, sia in televisione che nelle altre parti, bisognerebbe parlarne molto di più. Però chi soffre di problemi alimentari quasi sempre tende a negare, no, ma io non soffro di questa patologia, io ho tutto sotto controllo, io solo sto a dieta, sto attento, oppure viceversa, io posso smettere quando voglio, io ho il controllo di tutto, invece non è assolutamente così, anzi la malattia che ha il controllo su di noi, ma spesso non, ripeto, non ci vogliamo rendere conto di questo, lo vogliamo negare, quindi è un percorso lungo, doloroso, sicuramente, però con la speranza e col messaggio positivo che ci si può riuscire ad uscire da questo bruttissimo inferno di malattia. Infatti tu molte volte hai detto una figlia affamata di amore e un padre troppo spesso distratto e assente, che l'avrebbe voluta più simile a lui. Infatti lui non ha mai accettato il fatto che tu appunto eri affetta da anoressia, non l'ha mai accettato. No, papà, io penso più che altro per un fatto culturale, perché papà è nato nel 41, nell'immediato, insomma, dopoguerra, quindi a quel tempo non esiste, cioè, o non esistevano, comunque non se ne parlava, non si conoscevano, diciamo, queste problematiche. E quindi per lui non era una vera e propria malattia, ero io che non volevo mangiare, cioè semplicemente io non mangiavo, quindi se io avessi aperto la bocca e ricominciato a mangiare sarei guarita, e quindi non la vedeva come una malattia, cioè per lui le malattie erano le malattie classiche, non so, caniniche, Che l'infarto, colpivano l'ictus, il fisico. il tumore, ecco, le malattie quelle fisiche, tutti i problemi, le malattie dell'anima, per lui non esistevano, ma ripeto, io gliene ho fatto una colpa per tanto tempo perché mi sentivo incompresa e avrei voluto veramente più di qualsiasi altra cosa essere compresa da lui e anche sostenuta e aiutata. Però dopo un tot di tempo mi sono resa conto che non era lui che non voleva, era proprio che non aveva gli strumenti, non poteva, cioè era proprio veramente un fatto culturale e generazionale che non la poteva comprendere come malattia, e così è stato purtroppo. Questo ha portato, oltre al travaglio e alla tragedia della mia malattia, migliaia di altre incomprensioni tra noi, no? Perché io volevo dicevo, come fai a non renderti conto che io sto male? Cioè, alla fine, no? È così evidente, sono le mie ossa che parlano, ma Come ne lui sei non. uscita? Ne sono uscita dopo 12 anni, quindi è stata una lunga lotta, molto lunga. Ne sono uscita paradossalmente quando lui è morto, ma non perché. Non mi fa intendere, non perché voglio dire lui c'entrasse qualcosa o il momento che. No, è stata una concomitanza di fatti. Il papà era appena scomparso, io avevo scoperto da un mese più o meno prima che lui se ne andasse di essere incinta della mia quarta figlia, e alla fine ho realizzato, quando lui è morto, ho detto: se questa volta non faccio di tutto per salvarmi, va a finire che muoio pure io e la nostra famiglia è finita tutta quanta così. Insomma, mamma già ci aveva lasciato tempo fa. E quindi è stata una serie di fattori che mi hanno dato una spinta, che mi hanno fatto chiedere aiuto. Io sono andata in centro buonissimo che è a Tor Vergata a Roma, l'ospedale di Tor Vergata a Roma, apposta specializzato per i disturbi alimentari, dove ho avuto un kit di medici, tra nutrizionisti, psicologi,
persone mi facevano anche l'agopuntura, insomma, veramente un team di persone che ti prendono e cercano veramente di aiutarti in più punti, da più punti di vista. E allora, se tu poi veramente già ammetti di avere un problema e veramente ci provi, veramente, perché in quei 12 anni tante volte ho detto oh, sì, no, ma io controllo, ma io ce la faccio, io avevo fatto anche la terza gravidanza in anoressia. E me l'ero cavata, quindi anche lì, ah, ma io sono forte, io ho il pieno controllo, riesco a fare tutto, invece comunque no, cioè, quindi quando se ti scatta veramente a te la vera richiesta di aiuto autentica e ti affidi e poi fai leva, oltre che appunto affidandoti a dei professionisti, ma fai leva, io ho fatto leva molto sui miei 3 figli precedenti, sul mio compagno, l'ultimo compagno, quindi il papà degli ultimi due. Insomma, veramente ho cercato la forza nella famiglia, negli affetti veri. Ho avuto la fortuna, insomma, di poter uscire da questo tunnel e di farcela. Quindi io credo che sia possibile una rinascita sempre. E Bisogna quindi alla volerci un fine. po', che è un percorso doloroso, faticoso. Insomma, c'è tutta un'introspezione, bisogna andare a scoprire e a capire bene i motivi di tutto quanto, un lavoro psicologico lungo. E doloroso, però per un fine positivo, che è sicuramente riappropriarsi della propria vita e non che solo dare al cibo il pieno controllo dei tuoi giorni e della tua vita e della tua mente, che è sempre lì. C'è tanto altro di bello al mondo che sarebbe veramente un peccato lasciarselo sfuggire così. Quindi 12 anni lunghi, molto difficili, complicati, ma alla fine ce l'hai fatta. Quindi hai dimostrato comunque di essere forte. Dai, Ce ci sono l'hai stata. fatta, quindi insomma, un po' di forza l'hai dovuta dimostrare, no? Sì. Il libro è stato primo in classifica. Ti aspettavi tutto questo successo? No, mi riempie di gioia, ovviamente, è scontato, ma è così. Non mi aspettavo tutto questo interesse, tutto questo successo. Ripeto, io ho spesso maltrattato la mia vita e a volte l'ho vista anche insignificante, quindi è stata una mia esigenza scrivere il libro, speravo di poter aiutare anche qualche persona, ma non mi aspettavo sicuramente tutto questo successo. Sono felicissima, ovviamente. Ho fatto conoscere anche papà sotto un'altra luce, a volte sono stata anche un pochino criticata, perché hanno preso magari i miei racconti e le mie parole come delle critiche su papà, ma non è stato questo. Io volevo solamente raccontare com'era La stata verità. veramente la nostra storia, la verità, senza fare critiche. Ho detto la realtà, la verità delle cose. Io ho fatto degli sbagli, i miei genitori hanno fatto degli sbagli. Io credo che quasi tutti, cioè, tutti sbagliamo in qualche modo nella nostra vita, non perché il fatto che papà fosse è un grandissimo cantante, non lo faceva essere immune dal compiere degli errori. Ha fatto degli errori, mia mamma ha fatto degli errori, io ho fatto degli errori, li facciamo tutti. Ho capito che la vera innovazione è riconoscerli e dirli, perché una cosa di cui mi sono veramente molto sorpresa è che quando, durante tutta la mia promozione del libro, io ho dato il libro alle varie redazioni dei programmi televisivi, quindi lo hanno letto autori, conduttori, giornalisti, e in tantissimi si sono sorpresi della mia sincerità, cioè del fatto che io fossi stata così sincera fino in fondo. E io mi sono sorpresa di conseguenza, perché io sono una persona anche troppo sincera nella vita, e questo mi ha creato spesso più di un problema. Quindi, ma io lo davo per scontato, cioè nel senso, se io scrivo una biografia e invento storie, oppure glisso e racconto solo magari le cose più piacevoli O che quello non che ho ti fa comodo avuto errori, comunque. cioè, scrivo un romanzo, scrivo un'altra cosa, non scrivo niente, cioè nel senso, per me era scontato che se scrivessi la mia biografia, scrivessi realmente come sono andate le cose in tutti i momenti, nei momenti bellissimi, nei momenti pieni di gioia, di felicità di quando sono nati i miei figli e dei momenti tragici anche che ho attraversato, nei momenti di sconforto, di depressione massima,
Cioè, ma era, per me era scontata, invece ho capito che la verità e l'autenticità non è così scontata e ce n'è veramente poca e questo mi spaventa anche un po', onestamente, Infatti che ci siano così poche persone vere. la prima cosa che ti ho detto poc'anzi, che sei stata sincera e raccontato comunque tutte le problematiche, non hai raccontato una storia come nelle favole, no? Hai raccontato la verità. Ma al di là del lato professionale e tutto il successo che ha avuto tuo padre, il suo lato umano vorrei conoscere. Chi era Little Tony? Il suo lato umano, allora, era sicuramente una persona piena di doti umane. Questo va detto, va riconosciuto e lo riconoscono. Io credo che per questo sia, per le sue grandissime doti umane, oltre che per le sue canzoni, sia rimasto nel cuore delle persone. Cioè, era una persona di estrema generosità, buono, onesto, sincero, non invidioso, una persona allegra. Simpatica, amava ridere, un professionista fino all'estremo, veramente nel suo lavoro, rispettoso con tutti, quindi veramente una persona buona è stata papà, veramente. E quindi questo infatti si evince sia dal grandissimo amore che ancora tutto il pubblico prova per papà, perché le persone se ne accorgono quando una persona è artefatta. Non è sincera o ha qualche lato un po', che vuole nascondere, se ne accorge il pubblico subito. E invece, io credo che il pubblico ami ancora così tanto papà proprio perché lo ha riconosciuto una persona autentica e vera, un grandissimo artista, ma una grandissima persona, un signore fino alla fine. E E comunque lo ha anche dimostrato poi. il pubblico. Lo ha dimostrato il pubblico, lo hanno dimostrato anche tutti i suoi, tantissimi suoi colleghi artisti, perché nell'ultima pagina del mio libro c'è un DVD che si intitola Una vita a tempo di rock, contiene le immagini dell'ultimo concerto che papà ha fatto in America e il saluto di ricordo di più di 30 amici artisti che hanno avuto tutti delle parole bellissime. Oltre che per le canzoni e per Little Tony artista, ma per il Little Tony persona. E questo io credo che sia È la la cosa più più grande bella. eredità che si possa lasciare alle persone, che questi grandi artisti possano lasciare, perché siano ancora così tanto amati e continueranno ad essere ricordati amati, perché erano delle persone vere, buone, sincere, oneste, leali, Genuine. generose. Professioniste, non improvvisate, è stata proprio una generazione secondo me così. E tantissimi, quasi tutti i cantanti ecco, degli anni 60, 70, no? Anche la grandissima Raffaella Carrà, con la quale papà comunque ha duettato, erano Collaborato, proprio insomma. fatti Sì, così, erano delle brave persone e questo ama la gente, più di tutto poi il resto che hanno fatto nella loro vita artistica. E quindi papà Little Tony uomo era questo. Poi aveva i suoi difetti, come tutti, voglio dire, no? Ecco, e chi è magari che non ne ha? era. Chi non ne ha, appunto? Magari era poco avvezzo ai problemi psicologici, meno introspettivo. Papà era un acquario, era sempre come me, poi siamo nati lo stesso giorno, sempre con la testa fra le nuvole, voleva divertirsi, amava la vita, amava stare bene, cioè. La spensieratezza, l'allegria, i viaggi, lui si sentiva cittadino del mondo, insomma, aveva questa energia e questa carica prorompente sempre verso gli altri. Questo era. Tuo padre ha tantissime canzoni, Cuore matto, Bada bambina, 24.000 baci, ma qual è la tua preferita? Allora, lo dico spesso, le mie canzoni preferite di papà sono in genere i lati B dei 45 giri delle canzoni che hanno avuto più successo. È strano, forse sarà una mia tendenza ad andare controcorrente, o forse sarà perché ho sentito sempre solo quelle le canzoni che hanno avuto più successo e sono state tralasciate queste altre che secondo me sono delle vere e proprie poesie in musica. Ma ce n'è una che non è un lato B, ma è una canzone con la quale papà ha partecipato al Festival di Sanremo l'anno in cui sono nata io, nel 74, che si intitola Cavalli Bianchi ed è bellissima. Ha un testo, è veramente una poesia, musica e testo bellissimi.
E andrebbe riscoperta, secondo me, perché ha avuto poco successo in proporzione a quanto è bella quella canzone. Come ce ne sono tanti altri, ad esempio c'è la versione di Vincent, che papà l'ha incisa con il titolo Come un anno fa, che ha delle parole bellissime, cioè Che magari veramente. sono Io finiti anche nel ho dimenticatoio, no? dimenticato, io gli dicevo spesso a papà, papà, perché non fai un CD con tutte queste canzoni, con tutti questi lati B, con tutte queste canzoni meno conosciute che sono bellissime? Lui mi diceva sempre, sì, fammi una lista, lo farò, poi alla fine non ha fatto in tempo a farlo, ma chissà che non lo possa magari riuscire a fare io un CD con la sua voce e con tutte però queste canzoni meno edite, meno famose. Mi piacerebbe tanto perché si potrebbero scoprire veramente delle perle. Il libro è andato bene, il CD andrà bene. Speriamo, ok. Sicuramente. Hai fondato anche la Little Tony Family. E sì, nata proprio dalle ultime volontà di papà e nei suoi ultimi giorni ha chiesto a me e ad Angelo Petruccetti di formare appunto questo gruppo, ha scelto lui il nome, Little Tony Family, e il nostro spettacolo è tutto incentrato ovviamente su papà. C'è un grande schermo alle nostre spalle dove papà viene proiettato e canta alcune frasi delle sue canzoni con noi. Io ci faccio due duetti, e ci sono quattro musicisti sul palco, due ballerine, io e Angelo, quindi siamo otto persone, ed è uno spettacolo 2 ore molto vario perché appunto ci si emoziona con i due duetti che facciamo io e papà. Ci sono tutti i suoi più grandi successi italiani, ma poi c'è il rock and roll, la country music, 10 cambi d'abito, luci, paillette, insomma tutta l'energia e quella veramente voglia di ballare, di divertirsi che ti dicevo prima, tipica degli spettacoli di papà, tutta veramente quella forza prorompente. Quindi è uno spettacolo che non riusciamo a portare in piazza da un anno e mezzo a causa di tutte queste Del restrizioni, Covid. noi del Covid, noi non vediamo l'ora di poterlo riportare nelle piazze italiane, che era il regno, sono sempre state il regno di papà, perché papà più che i teatri amava fare proprio le piazze, perché io sono cresciuta con questo suo ragionamento nelle orecchie, questa sua voce che mi diceva, perché vedi, i teatri sono bellissimi, però vengono le persone che pagano un biglietto per vederti, quindi sono già persone che hai conquistato, cioè a cui già piaci, no? Se no non comprerebbero il biglietto a Sì. priori. Invece le piazze sono il vero test della forza dei cantanti, perché nella piazza c'è chi viene a vedere solo le bancarelle, chi esce per fare una passeggiata, chi esce per incontrare gli amici, E chi poi si non si affaccia per paga. vedere, fammi vedere chi è che canta stasera, che cosa fanno. Quando tu riesci a bloccare, a focalizzare l'attenzione di tutte queste persone che magari, a cui magari non neanche interessavi più di tanto, però riesci a fermarle, a farti guardare e a catturare la loro attenzione e mantenerla magari per 2 ore di concerto e a coinvolgerli anche, che ti battono le mani a tempo, che cantano, lì è il vero successo, cioè lì veramente dici allora sto facendo qualcosa che veramente piace, che ha un riscontro, riesci Sì. a coinvolgerti, a catturarli e ti dà una soddisfazione che è adrenalina pura, cioè io vivo per questa cosa, oltre che ad avere un rapporto e un dialogo ancora con il pubblico di papà e quindi a ricordarlo insieme, a cantare ancora insieme le sue canzoni, che sono cose fondamentali per me, perché con papà io l'ho seguito per 28 anni sul palco, papà, quindi anche quando eravamo distanti nella vita ci ritrovavamo sul palco e avevamo in quello spazio fatato una messaggistica, un linguaggio tutto nostro, fatto di sguardi, cantavamo tenendoci per mano, lui si girava e mi sorrideva, quindi insomma, poterlo Un'intesa ritrovare, speciale. sì, un'intesa che poterlo ritrovare in qualche modo ancora adesso, anche se attraverso uno schermo, però comunque poterci ritrovare per me è fondamentale. Sai che c'è, che oggi io ti ho sentito raccontare la storia e ti vedo molto libera, contenta, spensierata. Si vede che hai una luce diversa. Forse il fatto di ricordarlo, di fondare questa Little Family, insomma. Questa voglia di ricordarlo e anche di scrivere questo libro è stata per te una sorta di liberazione. È stato terapeutico sicuramente, sì, perché
Perché per me io non posso pensare che papà non ci sia più e è chiuso in una tomba e basta, cioè non sarebbe veramente troppo pesante. Per me papà è andato su un'isola, lui amava il mare, è andato su un'isola tropicale, sta lì e ogni tanto quando facciamo i concerti ci ritroviamo sul palco come facevamo prima. Per me è fondamentale poterlo pensare e raccontarmelo in questo senso e poterlo tenere sempre vivo con le interviste, con il libro, con i concerti, con ecco, magari un altro progetto discografico, insomma, con sempre delle iniziative per mantenerlo vivo nel cuore e nella mente degli italiani, delle persone che ce l'hanno vivo, però ancora di più fa sentire viva Ti fa anche onore comunque, ti fa me. molto onore. Secondo me tuo padre oggi sarebbe molto contento e soddisfatto di questo. Speriamo, speriamo. Continua così, io ti seguirò e i tuoi concerti, il tuo libro, il pubblico già lo ha nel cuore, non hai bisogno di altre persone perché già sono tante le persone che vi vogliono bene. E i grandi maestri della musica italiana non moriranno mai, questo è poco ma sicuro. Quindi grazie per aver accettato il mio invito. Grazie, grazie a te, è stato un vero piacere, un bacio. Grazie, ciao. Ciao! Un altro appuntamento di interviste live termina qui. Grazie per averci seguito. Ti aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!